Ma quindi stiamo dicendo che l'educazione sentimentale fondamentalmente dipende dai libri che si leggono, dai film che si vedono, certo. E non da altro? Quello che insegno ai ragazzi a scuola è che per gli attori è molto importante la memoria. Che sia la memoria perché ti devi ricordare la parte e che sia la memoria perché devi conoscere quello che è successo, i testi classici, dove arrivano, come funzionano, eccetera. E la memoria ha tre corsie che sono quello che abbiamo vissuto, quello che ci hanno raccontato, non l'abbiamo vissuto ma ce l'hanno raccontato, quindi attraverso un rapporto personale, e la cultura, cioè quello che abbiamo letto, quello che, i film che abbiamo visto, eccetera. Poi c'è una quarta corsia, che è una corsia d'emergenza, che è quello che sappiamo senza averlo imparato. E quello ha a che fare con il DNA. Per esempio, secondo me, un'altra questione un po' complicata è la riduzione estrema delle possibilità di narrazione. Perché quando i giovani si incontrano, vanno in luoghi che sono sempre molto rumorosi, che impediscono di parlare, impediscono di raccontare.